Le condizioni meteo marine favorevoli incoraggiano le traversate clandestine del canale di Sicilia. A Lampedusa, nel corso di poco più di 24 ore, sono approdati 618 migranti, tra cui donne e minori. A soccorrere i diversi gruppi sono state la Guardia di Finanza e la Capitaneria. Complessivamente sono stati una ventina gli sbarchi, tutti con poche persone a bordo, tranne due carichi di 95 e 267 migranti in viaggio. È in corso il solito rituale, ovvero i controlli sanitari, e visto che non sono risultate criticità, non sono stati effettuati tamponi. Buona parte degli arrivi è avvenuto a bordo di barchini provenienti dalla Tunisia, con 18 passeggeri che inizialmente sono riusciti ad eludere i controlli per poi essere rintracciati e sottoposti ad identificazione. Ma sul molo Favarolo sono approdate anche due imbarcazioni più grandi, un primo barcone con 95 persone e subito dopo un peschereccio con 260 a bordo, fra i quali anche donne e bambini. Circa 400 migranti, sottolinea il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, sono stati trasferiti a Porto Empedocle, 300 con il traghetto di linea e 85 con una motovedetta della Guardia Costiera della Finanza, mentre il resto si trova nell'hotspot dell'isola. Resta da capire adesso dove trascorreranno la quarantena fiduciaria i passeggeri portati a Porto Empedocle, se nei centri d'accoglienza siciliani o fuori dall'isola. Il capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Michele Di Bari, fa sapere che il trasferimento sarà in un luogo sicuro, ma senza specificare quale. E il Presidente della Regione, Nello Musumeci, e l'Assessore alla Salute, Ruggero Razza, sono in viaggio verso la maggiore delle isole Pelagie per dare il messaggio di presenza delle istituzioni regionali all'isola, al Comune e agli operatori.